Quando una tradizione ha la forza di andare avanti per secoli, non può essere cancellata. La salsa da Anunna, il gusto tradizionale del pomodoro calabrese. Eccoci qua, ci siamo anche questa sera, gentile pubblico, benvenuto a questa nuova diretta con il sindaco Risponde, ovviamente come sempre con il primo cittadino di Lamezia Terme, Paolo Mascaro. Buonasera sindaco. Buonasera. Buonasera. Ovviamente iniziamo con il fare gli auguri a tutte le donne, siamo in diretta questa sera, 8 marzo sì. 2017, quindi occasione questa per fare appunto gli auguri a tutte le donne che ci stanno seguendo e non solo ovviamente. Vero, esattamente. Auguri a tutte le donne. Allora, come sempre, avrete la possibilità di mettervi in contatto con il sindaco, quindi porre le vostre domande, insomma, mandare anche i vostri messaggi attraverso che cosa? Attraverso lo 0968 036 159 per quanto riguarda le telefonate in diretta, oppure attraverso anche il numero di rete mobile che è il 3468 112 112. Lo ripeto, 3468 112 112. Su questo numero potete mandare anche, appunto, come dicevo prima, i messaggi, oltre che utilizzarlo per intervenire in diretta. Inoltre questa sera una novità, siamo in diretta anche su Facebook, quindi oltre che in diretta televisiva siamo in diretta sulla pagina ovviamente di STV, sulla pagina Facebook di STV, quindi insomma potrete seguire anche lo streaming e quindi anche la diretta Facebook di questa puntata del Sindaco Risponde, così come ovviamente anche delle prossime. E anche in questa puntata avremo il giornalista, un altro giornalista che in esterna, attraverso appunto un contributo esterno, farà delle domande al sindaco Paolo Mascaro. Il giornalista di questa sera, o per meglio dire la giornalista, perché si tratta di Nadia Donato, appunto ha posto delle questioni molto rilevanti, molto importanti al sindaco Paolo Mascaro, e quindi tra pochi minuti manderemo appunto l'intervista fatta a Nadia Donato con le sue domande. Allora sindaco, 14 giorni molto intensi, ricchi di attività, però vorrei partire da quello che si è deciso nell'ultimo Consiglio Comunale per quanto riguarda la questione TARI, quindi la tassa sui rifiuti, quel leggerissimo aumento che è stato stabilito con la rateizzazione sempre in 5 rate. Le chiedo di quanto è aumentata la TARI e come appunto sarà possibile pagarla. Partiamo anzitutto dal ribadire il concetto della normalizzazione. Quest'anno siamo riusciti ancora di più ad anticipare la delibera di Consiglio Comunale di approvazione del piano economico finanziario della TARI, sì, e quindi della suddivisione della TARI. Ricordiamo che io ho ereditato un comune nel quale quando si parlava di TARI, eravamo al 2015, ancora non era stata inviata la TARI 2014. Oggi per fortuna abbiamo rimediato a questi che erano pregresse negligenze e anche quest'anno, già la scorsa settimana, abbiamo approvato il piano TARI. Il piano TARI sostanzialmente, per quanto riguarda le modalità di pagamento, ribadisce la formula
che è la formula a mio parere migliore che vi potesse essere, quella di una rateizzazione in 5 rate bimestrali a partire dal 30 marzo, quindi 30 marzo, 30 maggio, 30 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Vi è in alternativa la possibilità di versare il tutto in unica soluzione entro il 30 giugno, quindi sono comunque delle opportunità comode che vengono date ai cittadini per pagare la Tari, che ricordiamo per le famiglie mediamente può andare a variare da una somma. Per chi paga insomma in un'unica soluzione ha qualche vantaggio, cioè nel senso va paga sulle rate c'è paga una, le prime c'è rate una... le prime rate le paga con più ampio respiro e anticipa invece le altre, quindi non ha né vantaggi né svantaggi, paga l'intero importo in unica soluzione ma lo paga quasi a metà del tragitto, quindi al 30 giugno. Alcuni preferiscono pagarlo tutto in un'unica occasione, allora è data l'opportunità e la possibilità di pagarla alla data del 30 giugno. Quindi questa è ormai una normalizzazione che continuerà sempre per quello che è il mio mandato, perché ritengo che la Tari debba essere pagata con rate comode. Consideriamo che la Tari è mediamente per le famiglie una somma oscillante tra i 200, 220, 240, 260 euro. Questo poi in base al numero dei metri quadri dell'abitazione e in base ai componenti della famiglia. Pertanto se andiamo a dividere per 5 rate, noi abbiamo delle rate che oscillano ogni bimestre 35, intorno ai 40-50 euro, quindi cifra che sempre non sono bruscolini, ma che è sostenibile con una programmazione di una famiglia di prevedere ogni bimestre il pagamento di 40-50 euro. Non è quella arrivare all'improvviso una fattura di 300 euro, di 200, di 400, no, è una programmazione con la quale si può pagare il corrispettivo del servizio. Per quanto riguarda i costi, vi è un leggerissimo aumento che oscilla tra l'1,09% e l'1,9%. Ciò significa che se noi andiamo a vedere quella che è un po' la Tari media, diciamo da 240 euro all'anno, questo aumento è tra i 2 e i 4 euro all'anno. Pertanto parliamo al mese di aumenti che possono essere tra i 15 centesimi e i 30 centesimi. Cioè per dire che al di là dell'aspetto nominalistico dell'aumento, capiamo bene che pur in momenti di crisi e di difficoltà, però parliamo di poche decine di centesimi al mese, quindi chiariamolo questo, perché al momento giustamente qualcuno è pensato in un anno pago 100 euro in più, in un anno pago 50 euro in più, in un anno pago 40 euro in più. No, in un anno si pagano tra i 2 e i 4 euro all'anno in più, quindi pochi centesimi di aumento al mese. Ma a cosa è dovuto questo? Sostanzialmente basta guardarlo, il piano economico finanziario è dovuto soprattutto quella che è la legge sulla Tari. La Tari sostanzialmente per legge dello Stato dice che il costo del servizio per l'ente deve essere riversato interamente sugli utenti, cioè i comuni non possono né spendere per la Tari un soldo in più di quello che incassano, né incassare un centesimo in più di quello che spendono. Ci deve essere il pareggio assoluto e questa è legge dello Stato, vale in tutta Italia. Cosa dice ancora la legge? Poiché l'assoluto pareggio è una verifica ex post e non ex ante, non può essere ex ante, dice che se nel corso dell'anno si verificano delle inesigibilità, quindi le solite, inutile che ne parliamo sempre, le solite morosità di incapienze, che quindi faccio un esempio, un'azienda che doveva pagare la Tari è fallita e non la paga, una persona, un soggetto fisico che deve pagare la Tari non ha nulla da perdere, si tenta anche di riscuotere e non si riesce a riscuotere, quelle perdite purtroppo ovviamente perché si tratta di un telespettatore la devo interrompere. Penso ci sia una telefonata in linea. Pronto? Sì, pronto. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Buonasera, prego. Io sono Pino Amendola, un vostro concittadino. Buonasera, prego, prego. Intanto complimenti per la trasmissione, così abbiamo il nostro sindaco più a contatto con la cittadinanza. Grazie, e grazie. È positivo. Però volevo fare una mia lamentela. Dal 7 ottobre dell'anno scorso, quando è successo il tifone, la tromba d'aria, io ho subito tanti danni.
Cioè, di cosa si tratta? Muri di cinta abbattuti, tetto un po' disastrato, alberi che mi ha buttato giù, ma un danno in particolare è quello del lampione proprio che in via dei Bruti è proprio davanti al mio cancello, che da ottobre fino ad oggi io non sono riuscito a sbloccare, a farlo riparare, interessandola a molti servizi, interessando direttamente il comune. C'è stato, si è andata bene, perché il copri lampione non ci ha fatto danni a persone. Abbiamo capito. Quindi io adesso, caro sindaco, lei è la mia ultima spiaggia. Ma è spento, cioè non funzionante? Signor Pino, è spento, non funzionante, oppure è pericolante? Cioè, nel senso che è proprio rotto. No, non è pericolante, io sono al buio totale. Ah, quindi davanti non funziona. A casa mia, io la sera, non si può nemmeno transitare a piedi, perché c'è il rischio pure che qualche macchina mi viene addosso, perché è buio. E avere una casa, un ingresso al buio totale, per un a me non sta bene, perché anch'io ho diritto di avere i servizi che... diciamo si dovrebbero avere, no? Abbiamo capito. Ovviamente il sindaco risponderà e sicuramente prenderà provvedimenti. E dopo aver interessato molti servizi e il comune direttamente nelle persone proprio preposte, non ho avuto sempre le solite parole, non ci sono scusi. Però mi sembra strano che per un problema del genere lei dice si debba smuovere chissà che cosa. Appunto, vediamo se si può risolvere questo problema. Ok, abbiamo capito, ovviamente il sindaco ha ascoltato bene la sua telefonata e risponderà. Grazie per aver chiamato, grazie e buona serata. Allora, quindi questo è un lampione che è pericolante, voglio dire che già non è pericolante, non funzionante, in via dei Bruzi. Sì, in precedente trasmissione avevamo parlato di questo problema, sul discorso della non capienza di quello che era il capitolo di bilancio del 2016 in ordine alla manutenzione della pubblica illuminazione che il Comune ha con convenzione delegata alla Multiservizi, e sulla circostanza che si era proceduto a parziale riparazione di apparecchi illuminanti. Questo perché anche quella tromba d'aria di giorno 8-9 ottobre aveva maggiormente provocato danni rispetto a quello che era il trend storico, per il quale già un po' era deficitario il servizio. Io ho l'elenco di quelle che sono state le vie e gli interventi che sono stati operati, probabilmente questo sarà sfuggito, sicuramente trattandosi, per questo chiedevo, perché quando è l'intero lampione che è danneggiato, chiaramente c'è dei costi notevolmente maggiori. Se si tratta semplicemente del non funzionamento dell'impianto illuminante, io piglio questa segnalazione, come ne ho avuto anche altre dei cittadini, anche nella scorsa settimana, dove vi era pure una situazione per la quale da qualche mesetto non si era riusciti a provvedere, abbiamo provveduto, prendo atto di questa ulteriore segnalazione che la giro subito, perché ha ragione. Se si tratta di fatto dell'unico lampione che vi è in quella zona, se totalmente al buio, sono io il primo a dire che è una cosa che è inaccettabile, ma tant'è che mia fissazione, questo lo sanno tutti al comune, è la rivisitazione complessiva dell'impianto di pubblica illuminazione di Lamezia. Io spero a breve che possa esservi questo bando, perché noi in Project Finance dobbiamo di fatto affidare il rifacimento di tutto l'impianto di pubblica illuminazione dell'intero territorio di Lamezia Terme. È l'unica via d'uscita, perché noi se uno si fa un giro in città vede che ci sono tanti lampioni che proprio oggi non sono totalmente funzionanti, o sono stati eliminati, o sono astrattamente in condizioni precarie, non riparabili, perché manca totalmente proprio l'impianto illuminante. Quindi lì dobbiamo intervenire radicalmente. Io in una di queste prossime trasmissioni darò sicuramente la buona notizia, come in questi 14 giorni ho potuto dare tante buone notizie di tanti altri interventi che vi sono stati. Ok, quindi, ritornando alla questione TARE, quindi all'aumento. Stavo, okay.
allievo mentre lui c'è stato. Sì, stavo dicendo che proprio per legge dello Stato la Tari deve chiudersi col perfetto pareggio tra ciò che si incassa e ciò che si spende, e qualora in un anno vi sia discrasia tra ciò che si incassa e ciò che si spende in uno o nell'altro senso, si deve riversare sull'annata successiva. Che è successo? Poiché adesso la Tari è entrata in vigore nel 2014, quindi vi sono già 3 anni di Tari, e poiché è vero che non vi è stata ancora una inesigibilità ufficiale, perché il bando per la riscossione coattiva della morosità Tari la Multiservizi lo sta facendo partire in questi giorni, però avendo i dati di una quota di morosità che vi è, per evitare che vi possano essere negli anni a venire dei salassi per i cittadini, e cioè di dover riversare delle cifre particolarmente ingenti, noi abbiamo quest'anno introdotto un fondo rischio crediti che mi sembra essere di 1.440.000, che va ad inserirsi nei costi comuni e quindi serve ad ammortizzare 1.440.000 euro di possibile inesigibilità. Questa è una disposizione che, ovviamente capite bene, non è da politico, perché il politico cerca sempre di abbassare e di fregarsene del futuro. Questo è stato fatto per una questione di correttezza, di rispondenza alle norme di legge e di giusta ed equa gestione del servizio, proprio per evitare che da qui a 2 a 3 anni la Tari possa aumentare non di 15-20 centesimi al mese, ma possa aumentare di centinaia di euro nel corso dell'anno, e i cittadini questo non potrebbero sostenerlo. Certo, sul problema dei rifiuti purtroppo abbiamo visto in questi giorni, in queste settimane, grandi cumuli di immondizie nella città di Lamezia Terme. C'è il rischio che possa ritornare, Ringrazio per la domanda, perché il problema dei rifiuti è, credo, in questo momento in tante parti della Calabria il problema più serio che ci possa essere. Questo perché? Perché do le ultime notizie. Sì, perché non è solo un problema di Lamezia. No, ma Lamezia, allora, sugli accumuli di rifiuti per le strade della città non vi è e non vi può essere responsabilità alcuna né del Comune di Lamezia Terme né della Lamezia Multiservizi, perché il problema dell'accumulo di rifiuti per le strade deriva unicamente dal non funzionamento dell'impianto di smaltimento dei rifiuti. Allora, qual è la situazione preoccupante? La situazione preoccupante è un'ulteriore notizia di oggi, e cioè sia l'impianto di smaltimento rifiuti di Lamezia Terme, gestito dalla Daneco, sia l'impianto di smaltimento rifiuti di Alli, Catanzaro, gestito dalla Daneco, non sono funzionanti. Oggi mi sono sentito anche con il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ho chiamato anche un po' i funzionari della Regione Calabria, domani abbiamo altro appuntamento telefonico, perché noi siamo ripiombati nell'emergenza, nel senso che giornalmente veniamo autorizzati a scaricare un numero di tonnellate che è quasi pari alla metà di quello che produce il territorio. Quindi noi domani possiamo scaricare solo 40 tonnellate a fronte delle 70 tonnellate medie di produzione dei rifiuti. Quindi torneranno ad accumularsi. Contemporaneamente le due discariche, quelle di Alli e quella di Lamezia. Questi impianti sono arrivati quasi al termine di quello che è la durata contrattuale, che è il 2018. Il problema di fondo è che probabilmente, essendo arrivati in prossimità dell'ultimazione di quello che è il periodo progettuale, non sono stati destinati a questi impianti, che ripeto sono gestiti dalla Regione Calabria, il comune. Il comune, per ogni tonnellata che va a conferire in discarica, paga la Regione Calabria, che ha la gestione dei servizi. E allora, cosa è accaduto? Che probabilmente non vi sono stati gli investimenti necessari oggi affinché questi impianti funzionassero. Ora, noi ci siamo aggiornati domani mattina con il sindaco di Catanzaro, perché Lamezia, Catanzaro è un po' Vibo Valentia e l'intera provincia Vibo Valentia, e quindi noi ci stiamo avvicinando a un periodo pericolosissimo, ove arriva il periodo estivo, sia per quanto riguarda quello che è l'aspetto sicuramente della pubblica incolumità, quindi capire con tanti rifiuti in periodi estivi è anche pericoloso proprio per la salute dei cittadini, ma qui si rischia teoricamente una catastrofe turistica, perché la
Lamezia Terme, Città del Mare, la zona di Vibo, Tropea e altro, se non loro scaricano tutti nell'impianto. Quale dovrebbe essere la soluzione? La Regione Calabria deve trovare degli impianti alternativi, o si possono conferire i rifiuti che vengono raccolti in città. Noi abbiamo a Lamezia l'obbligo dello spazzamento, della raccolta e del trasporto. Il conferimento e il trattamento dei rifiuti non è di pertinenza nostra. Noi paghiamo un servizio anche salato alla Regione Calabria, che gestisce questi impianti di smaltimento. Quindi questo è un problema serissimo che la Regione Calabria non può assolutamente sottovalutare, perché altrimenti si rischia veramente di andare incontro. Però sai, il cittadino si fa la classica domanda, no? Io pago la spazzatura, sì, però certo, ce l'ho davanti casa ugualmente. Certamente. Cioè, e ovviamente poi ne risponde in primis il sindaco, perché è la figura più vicino al cittadino. Il sindaco null'altro è che un cittadino che paga, come io pago, certo, il servizio Tari, e ho la spazzatura davanti casa. Per questo io sono arrabbiatissimo quale primo cittadino, nello stesso modo in cui in questo momento è arrabbiatissimo l'ultimo dei cittadini, perché siamo tutti sulla stessa barca, perché è giusto che il cittadino faccia riferimento sempre al suo sindaco, e il suo sindaco infatti è quello che, quando ancora oggi le strade non sono invase dai rifiuti, si è già mosso sia col sindaco di Catanzaro sia con la Regione Calabria, proprio per prevenire nei limiti del possibile, da parte sempre dell'ente titolato a prevenire, i disagi che ci possono essere. Quindi è giusto e corretto avere il sindaco quale referente, ma il sindaco in questo caso sta facendo la sua lotta e la sua battaglia con la Regione Calabria, che deve garantire che si possa espletare questo servizio. Allora, vi ricordo che siamo in diretta televisiva, e non solo televisiva questa sera, perché siamo in diretta anche Facebook. Per intervenire in diretta, per mandare anche i messaggi, avete a disposizione il 3468 112 112, ripeto 3468 112 112. Per quanto riguarda la linea telefonica che potete utilizzare per intervenire, è lo 0968 036 159. Sindaco, sono state stanziate 740.000 euro per quanto riguarda la manutenzione delle strade. Di quale strade si tratta? Sì, questi non sono, tecnicamente non è per la manutenzione delle strade, perché per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, ne ho parlato in precedente trasmissione, abbiamo stanziato quest'anno 490.000 euro a fronte dei 380.000 euro che invece erano l'importo storico destinato alla manutenzione. Noi quindi siamo riusciti lì ad aumentare la somma da destinare al rifacimento, sì, delle strade, perché abbiamo fatto alcuni tagli di spese inutili, soprattutto sulle utenze, e l'abbiamo invece potuto distribuire in situazioni che sono produttive per il benessere dei cittadini. Queste invece sono lavori di adeguamento della sede stradale, quindi sono lavori più in profondità rispetto a quelli della mera manutenzione, per cui qua è tutta proprio un'attività che si va a scarificare, cioè si va proprio a rifare totalmente quello che è il manto stradale. Siamo riusciti a reperire queste risorse perché erano tra vari residui di vari mutui che erano stati accesi nel corso degli anni. Abbiamo fatto un'operazione molto capillare, proprio da destinare ad una delle tante priorità che noi riteniamo esserci sul territorio. Allora, sono strade che sono un po' ripartite su tutto il territorio cittadino, tenendo presente però che vi erano due criticità particolarmente rilevanti nelle due principali strade di accesso alla città, quindi via dei Bizantini, da dove cessa la competenza provinciale, cioè all'altezza dell'incrocio Bruzia, sino all'ingresso di Lamezia Terme Capizzaglia, quindi lì dove c'è la rotatoria con la Madonnina, lì le condizioni della strada sono letteralmente terrificanti. È una strada molto insicura anche. È molto insicura, ma comunque le condizioni del tappetino stradale sono veramente indecenti, e quindi per esempio lì vi sarà il rifacimento totale di questi chilometri di strada di via dei Bizantini, così come a via del Progresso, ove cessa anche lì quella che è la competenza provinciale, sino bene o male all'ingresso di Lamezia, parte quindi più centrale di Lamezia, anche lì vi sarà un'opera di rifacimento totale, quindi lì non è manutenzione ma è proprio di adeguamento e di rifacimento di tutto il manto stradale, sì, anche con lo scarico, con la segnaletica. Accanto a queste due strade principali abbiamo poi individuato, lì abbiamo fatto proprio un sopralluogo dove sono voluto andare anche io per vedere situazioni in criticità, abbiamo individuato alcune strade alla Lamezia Terme San Biase, alcune a nord
nord di Piazza Fiorentino, altre a sud di Piazza Fiorentino. E abbiamo individuato altre strade anche nella Lamezia Terme Sant'Ofemio. Questa sarà un'opera importante che andrà ad accostarsi unitamente a quella che è l'aumento dei fondi destinati alla manutenzione stradale. Cioè noi vorremmo che da un lato con questi 750.000 euro, attenzione, li destiniamo anche a delle opere di maggior sicurezza. Faccio un esempio, anche alla realizzazione di guardrail in alcune strade che sono sprovviste e che sono pericolose, sprovviste di guardrail, e quindi ci saranno anche questi interventi di miglioramento complessivo proprio delle sedi viarie di Lamezia. E quindi noi pensiamo che con questi 750.000 euro, uniti anche all'aumentate risorse date alla manutenzione ordinaria delle strade, sono altri 490.000 euro, quindi con un intervento di 1.240.000 euro, sicuramente non è un importo bastevole a far sì che all'improvviso questa città venga meno per le criticità che c'ha come manti stradali, ma sicuramente quando arriveremo al mese di luglio avremo fatto un grandissimo passo in avanti rispetto all'obiettivo della normalità delle condizioni del manto stradale. Sindaco, un altro argomento di cui voglio parlare è stato, sono stati affidati alla Lamezia Verde e alla Malgrado Tutto la manutenzione per quanto riguarda la zona di Ginepri, il lungomare di Ginepri, insomma quell'area, per un importo totale di 30.000 euro. Di tre anni, 30.000 euro in tre anni. Che partirà subito, insomma. Sì, questa è una determina che è stata pubblicata oggi. Sostanzialmente voi tenete presente che lì a Ginepri abbiamo 78.000 metri quadri di pineta, e in più nei 400 metri di lungomare, noi poi lì ci sono circa aree verdi per altri 2.000 metri quadri, quindi c'è una superficie molto importante. Noi crediamo molto in Lamezia quale città di mare e crediamo molto nelle località proprio marine di Lamezia Terme, quindi Ginepri, Cafarone, Marinella. Oggettivamente, poiché in passato era stata affidata un po' la manutenzione e gestione della pineta, però l'associazione aggiudicataria poi aveva ritenuto di non essere nelle condizioni di poterla portare avanti e aveva rinunciato, noi oggi, proprio avvalendoci dell'albo che abbiamo presso il Comune della Lamezia Terme, abbiamo ritenuto di utilmente intervenire per far sì che sin da subito questa pineta di Ginepri, che è bellissima oggettivamente, cioè avere 80.000 metri quadri di pineta in prossimità del mare è bellissima. Bellissima, però purtroppo anche lì i vandali colpiscono. Abbiamo ripreso con le nostre telecamere tante immondizie nelle scorse settimane. Non c'è dubbio. In ogni angolo della città purtroppo ci sono questi incivili. Allora, i vandali colpiscono, ma proprio oggi io con il dirigente della Polizia Municipale ho chiesto un po' notizie in ordine all'andamento dei controlli anche per il tramite delle associazioni con noi convenzionate, e mi è stato risposto che dopo un periodo che è stato un po' più di fermo, determinato anche dalla circostanza che bene o male a Lamezia vi era stato quell'emergenza rifiuti che ha reso più difficile anche poter intervenire in sede contravvenzionale, perché purtroppo la città era quasi necessariamente costretta al deposito di rifiuti fuori dai cassonetti, mi ha detto che nella settimana, negli ultimi 7-10 giorni, vi è stata una nuova intensificazione nell'individuazione di soggetti che buttano la spazzatura. Mi parlava anche di una segnalazione qualificata nella quale vi era proprio il filmino di una macchina che in corsa dal finestrino lanciano la busta di spazzatura, ma è proprio tramite la segnalazione qualificata che ha fatto questa associazione, si è visto tutto, si è visto la targa, e quindi si sta procedendo all'invio delle contravvenzioni anche per questi soggetti. Quindi i vandali esistono, ma noi cercheremo ancora in tutti i modi di contrastarli. Per ora possiamo dire con orgoglio che per quanto riguarda Ginepri crediamo veramente che possa fare quest'anno un salto in avanti enorme sotto il profilo proprio dell'essere luogo pulsante di Lamezia città del mare, perché confidiamo nel piano spiagge. Quindi ricordo un po' a tutti gli imprenditori, a tutti gli interessati, che vi è tempo sino al 31 marzo ore 12 affinché si possano presentare
le domande per la concessione dei lidi demaniali del piano spiaggia anche di località Ginepri, di località Cafarone, di località Marinella. E abbiamo la pineta, quindi, e le aree verdi del lungomare che saranno sicuramente curate benissimo, perché le due associazioni di promozione sociale hanno dimostrato in questo territorio di lavorare bene, anzi di lavorare benissimo. E stiamo per, a brevissimo, credo la settimana prossima, per appaltare i lavori un po' di completamento, che sarebbe l'impianto di illuminazione lì nella zona di Ginepri, e sta per partire anche il bando per il turismo sociale, quindi crediamo, abbiamo puntato molto su Ginepri e pensiamo che Ginepri meriti una grande valorizzazione. Più, allora, stiamo cercando anche a monte di contribuire sempre di più anche noi sul fenomeno inquinamento. Avrete letto in questi giorni che vi è stato anche in questo, sono stati giorni molto dinamici, e vi sono state anche le determine per i bandi di gara per l'impianto di depurazione, i lavori di adeguamento, sì, degli impianti di depurazione sia di Acqua Fredda che di Miglierina. Quindi questi sono dei lavori importanti, perché se tutti i comuni con la medesima serietà, pezzo per pezzo, cercano di migliorare quelli che sono gli aspetti depurativi dei propri territori, stiamo tranquilli che a valle sicuramente non arriveranno delle situazioni un po' di negatività sotto il profilo dell'inquinamento. Quindi Lamezia si è mossa, e Lamezia, da qui a breve ci sarà il bando di gara e si faranno questi lavori di miglioramento e di adeguamento degli impianti di depurazione di Acqua Fredda e Miglierina, e sono anche questo il piccolo ulteriore tassello affinché il prossimo anno vi sia ancora di più e sempre di più, speriamo, per le nostre competenze, il mare pulito. Allora, ascoltiamo adesso l'intervista, o per meglio dire il messaggio e le domande, i problemi, i quesiti che ha posto la giornalista Nadia Donato al sindaco Paolo Mascaro. Quindi pregherei la regia di mandare appunto il contributo esterno, ed ovviamente salutiamo e ringraziamo l'amica Nadia Donato per la sua disponibilità. A voi. Salve al pubblico di questa trasmissione e salve al sindaco Paolo Mascaro. Sono Nadia Donato, sono una giornalista, il sindaco mi conosce, spero anche qualcuno di voi. Le domande al sindaco ce ne sarebbero tante, però vorrei partire subito col chiedere al sindaco Paolo Mascaro se può far comprendere ai cittadini di Lamezia Terme quali sono questi debiti così pesanti, quali sono le grandi difficoltà economiche ereditate dalla giunta precedente, perché ancora c'è qualcuno che non ha compreso. La giunta precedente ha lasciato dei debiti, quanti erano questi debiti e quali erano, però con una terminologia, se possibile, comprensibile ai cittadini, non ai tecnici. Se l'alibi di dire la giunta precedente mi ha lasciato dei debiti, io non posso muovermi, è valevole per i primi anni di gestione di un'amministrazione comunale, a mio avviso a lungo andare questo è veramente un alibi, nel senso che non ha più senso dire io non posso agire perché non ci sono i soldi. Come può andare avanti un'amministrazione comunale che ripete sempre questo ai propri cittadini? Quegli stessi cittadini che però nella campagna elettorale si sono sentiti promettere tantissime cose. Ci sono delle difficoltà gravi in questa città. È vero che il comune non può dare lavoro, però ci sono dei progetti che, se fatti bene, possono ridare speranze a questa città. Sindaco, ci sono dei progetti che possono dare speranza alla città di Lamezia Terme, però quelli fattibili, non quelli che, come ha fatto anche chi l'ha preceduta, sono fatti solo di promesse e che danno questa speranza a lungo termine. E poi vorrei dire al sindaco, quelle piccole cose che rendono una città vivibile, come la possibilità di avere l'acqua in casa, sempre, perché l'acqua è un bene comune. La possibilità di non dover litigare tra poveri, come succede spesso, i Rom, che sono un problema, e lo sono, e spesso non per colpa loro, ma perché nessuno se ne occupa realmente.
Lamezia è città accogliente e quindi arrivano gli attacchi di chi non vuole gli extracomunitari in questa città. È in grado Lamezia di essere una città accogliente? Può veramente ospitare gli extracomunitari? O si sono detti troppi sì a chi sugli extracomunitari vuole speculare? Io questo lo chiedo e sono una di quelle persone che crede nell'integrazione, quindi nella presenza di questi ospiti che secondo me possono essere veramente un bene per tutti. Ma se a questi ospiti non si dà quello che la legge prevede, io non dico di più, ma trattarli come prevede la legge e dire troppi sì anche come comune a quelle strutture che in realtà, perché è il comune che deve dire sì prima di tutto, a dire di sì a quelle strutture che in realtà non possono poi trattarli come si deve. È giusto o non è giusto? Si fa o non si fa? Quale controllo fanno gli uffici di questo comune sul territorio? La burocrazia che ferma tutte le sue attività, portare un documento ancora per l'ennesima volta, viene detto che portare un documento al comune di Lamezia Terme vuol dire farlo perdere nei meandri di queste stanze. Allora, o lei non riesce a guidarli questi suoi impiegati, o lei non lo vuole fare. Qualcosa bisogna pur risponderla. Se io porto qualcosa al comune e non ho risposte, è vero che qualcuno aveva detto ci sarà il comune amico, ma non dico amico, ma nemico nemmeno. Allora, vogliamo dare risposte alla città prima di ogni cosa, in maniera tale anche da non sentirci dire abbiamo ereditato una situazione grave. Ormai lo sanno i cittadini di Lamezia, però sentirselo ripetere sempre forse non regge più e bisognerebbe dare veramente delle risposte a partire dal basso e ascoltarli i cittadini sempre. Se mi consente, io chiudo come ho fatto per anni anche con i suoi predecessori. Pensiamo agli animali su questo territorio. Dobbiamo pensarci, c'è una consulta che ha un regolamento da 2 anni e ancora si riunisce per cercare di capire come applicare, se esiste il regolamento, come applicarlo. Rischiamo di essere ridicoli. Bisogna lavorare, signor Sindaco, e lei deve far lavorare come lei stesso fa, perché so che lavora anche 12-13 ore al giorno. Faccia lavorare anche gli altri. Grazie. Diversi punti, gli argomenti trattati da Nadia Donato, che ancora una volta ringrazio, e su questi punti ovviamente il sindaco insomma si soffermerà per dare le sue risposte. Sindaco. Io ringrazio Nadia che è sempre molto precisa e puntuale. Certo, datemi adesso una trasmissione per rispondere a queste domande. Le do un bel po' di tempo. Sa un paradosso di questa domanda, sa qual è? Sindaco, non parli dei debiti ereditati perché la gente non vuole che si creino alibi, ma la premessa e la domanda è: sindaco, ci dica quali sono questi debiti. Quindi mi costringe a fare un qualcosa che, a dire la verità, in questo credo lei è bravissima, ma forse è stata disattenta. Io non amo mai parlare dei debiti ereditati, io sto semplicemente lavorando per la città, ma io che parlo dei debiti ereditati ne avrò parlato qualche volta quando strumentalmente l'opposizione ha cercato di riversare sulla mia amministrazione alcune manchevolezze che erano della precedente. Ma altrimenti lo sanno tutti, anche le pietre, che io non vado mai a tirare in ballo debiti precedenti. Mi si è chiesto di parlare dei debiti, allora cara Nadia, perdonami, me lo dici tu e allora te ne dico alcune. Anzitutto, questo è un comune che negli ultimi anni aveva fortemente usufruito della possibilità di avere i decreti salva imprese. Quindi nel giro di soli 24 mesi questo è un comune che aveva contratto per pagare debiti correnti mutui per circa 25-26 milioni di euro. Questo sa cosa comporta al sindaco Mascaro, ma non solo al sindaco Mascaro, anche a chi ci sarà dopo, che per debiti contratti non per opere pubbliche, ma per il pagamento dei debiti correnti, io pago 1.400.000 euro all'anno di restituzione del salva imprese. Cominciate a segnare queste cifre, 1.400.000.
Sono stati contratti tanti mutui importanti in città, assolutamente, nel periodo che si potevano contrarre, quindi è giusto, abbiamo acquistato il Teatro Grandinetti che è bellissimo, abbiamo fatto opere pubbliche importanti, ci mancherebbe, ma il mutuo lo sanno anche i capifamiglia, i mutui sono qualcosa che poi ti arriva la cambiale all'incasso. Allora lo dica a Nadia, ma perché sollecitato da lei, tu lo sai quanto pago io di mutui, di restituzione, di quota capitale e di quota interessi di mutuo all'anno? 7 milioni. Allora, segna 1,4 e segna 7 milioni, siamo a 8 milioni e 4. Attenzione, queste sono tutte entrate correnti. Altro aspetto, se ne è parlato, all'improvviso erano spariti 14 milioni di euro di acqua risalente alla notte dei tempi. Sì. Abbiamo dovuto fare una rateizzazione ventennale. Sa la rateizzazione ventennale a che cifra porta? Comunque a 707 mila euro all'anno. Siamo arrivati a 10 milioni, quindi allora io non vado neanche ad entrare nell'analisi di quelle che sono altre forti partite debitorie. Potrei parlare degli swap, ma lì abbiamo azionato una politica totalmente diversa. Potrei parlare di tanti debiti e debitini che vi sono, ma non ne voglio parlare perché sono fisiologici, io lo sapevo che c'erano. Però vi invito a fare la somma di quelli che sono solo queste tre voci di somme che dalle entrate correnti noi ogni anno dobbiamo versare. Significa che Mascaro e chi prenderà il posto di Mascaro ogni anno dalle entrate correnti, che sostanzialmente sarebbero l'IMU, sarebbero i trasferimenti statali, sono queste le entrate correnti, perché abbiamo visto che la Tari deve bilanciare l'uscita Tari, quindi non la possiamo considerare come entrata. Da queste somme, Mascaro oggi e domani, anche chi succederà a Mascaro, perché purtroppo i tempi sono molto lunghi di estinzione di queste, deve cacciare 10 milioni di euro, per cui se i cittadini pagano IMU, non basta l'IMU pagata dai cittadini per pagare i debiti. Questo è solo un piccolo accenno a quelle che sono le difficoltà, ma a me queste difficoltà non mi fanno paura assolutamente, perché l'errore che si fa è quando si dice Mascaro dice no a qualsiasi cosa. Non è vero, Mascaro per la prima volta ha detto no allo sperpero dei denari, è un concetto, cara Nadia, totalmente diverso, perché dimmi quale sarebbe il no detto ad iniziativa positiva per i territori. Noi abbiamo partecipato, faccio un esempio, per opere che sono importanti, tipo Palazzetto dello Sport e Guido d'Ippolito, ovviamente siamo stati ammessi ai finanziamenti, abbiamo tranquillamente partecipato e a breve partiranno poi i bandi di gara perché il d'Ippolito abbia un manto in erba sintetica che è importantissimo per i ragazzi e per la pratica sportiva e per il risparmio per le casse del comune, perché c'erano costi esorbitanti di acqua e di manutenzione. Avremo finalmente un Palazzetto dello Sport che è pienamente agibile su tutti gli aspetti. La città non ha minimamente oggi risentito di questa problematica per quelli che sono i compiti dell'amministrazione. Mi pare che abbiamo parlato prima che nell'anno 2017 si riescono a destinare 1.240.000 euro al rifacimento dei manti stradali. Allora questo vi sembra un comune che dice no? Se poi qualcuno pensa che questo comune doveva continuare a dire sì a pagare utenze che non erano utenze di pertinenza del comune, che doveva pagare utenze di immobili che casomai ha destinato a soggetti che ne beneficiano e doveva pagare le utenze, o che doveva sperperare somme in contributi, contributini a destra e a manca, il comune, sino a quando l'amministra Paolo Mascaro, questo non lo farà. Però ciò nonostante, Lamezia ha la difficoltà economica derivante dalla situazione, ma ce l'hanno anche tanti altri comuni, quindi non voglio creare io alibi in vita mia, non ho mai cercato. Ma nello stesso tempo non sono di ostacolo a quello che è lo sviluppo della collettività. Perché dovrebbe essere ostacolo? Parliamo dell'aspetto culturale. Mi pare di vedere che in questa città ogni settimana ci sono eventi di livello elevatissimo, tant'è che siamo diventati la città probabilmente a livello di eventi culturali più importante che c'è in Calabria. Abbiamo Biagio Izzo, ma io vi dico, viene Roberto Vecchioni, probabilmente a giorni si ufficializza che vengono i Fichi d'India. Abbiamo avuto due stagioni teatrali comunque diverse ma di altissimo livello l'una e l'altra. Abbiamo realizzato
sempre in collaborazione con queste associazioni. Ma quanto aspetta il comune per queste attività culturali, Sindaco? Cioè, sostanzialmente il comune è intervenuto per queste attività. Il comune è intervenuto non. Allora, mentre un tempo queste attività andavano ad incidere perché il comune dava anche dei contributi, oggi, ma proprio per un rapporto eccellente che la mia amministrazione riesce ad avere con tutte le associazioni, noi interveniamo con quelle che sono dei costi commisurati al mancato incasso dei canoni d'uso e anche al pagamento dei servizi tecnici di base. Ma li paghiamo e li paghiamo con gioia anche, quindi riusciamo noi con costi contenuti ad offrire stagioni teatrali che sono molto migliori di chi casomai in passato li pagava molto di più, ma questa è abilità, non è altro. Per il resto, quando si dice delle prospettive di sviluppo, ma noi ci lavoriamo, ma probabilmente si è disattenti quando si dimentica che comunque a Lamezia abbiamo portato in porto, scusate la ripetizione del termine, faccio un esempio per quanto riguarda i piani locali per il lavoro, dove siamo stati come comune di Lamezia Terme capofila in prima linea e abbiamo dato la possibilità a 40 giovani laureati under 35 di poter avere lo stage di 9 mesi e poi la possibilità o dell'autoimpresa o dell'inserimento nelle altre imprese. Quindi, per dire, dal punto di vista della città che la si immagina ferma, vi sembra una città ferma se questa città solo in questa settimana ha fatto tutti questi bandi comunque per opere pubbliche o per tanti altri aspetti di miglioramento anche di quella che lei dice essere giustamente la quotidianità. Ma quando si fanno i bandi di gara per gli impianti di depurazione di acqua fredda in Migliarina si vuole migliorare la quotidianità, quando si destinano 1.240.000 alla manutenzione stradale lo si fa per la quotidianità. Quindi sono tutte cose dove il comune è in prima linea, è in prima fila. Faccio un altro esempio: la regione Calabria ha fatto un bando perché i comuni possano ottenere la possibilità di avere al loro servizio, Lamezia Terme come classe demografica ne ha 50 percettori di mobilità in deroga. È una domanda a sportello e si dovevano presentare le domande dalle ore 10 del 28 febbraio. Sapete a che ora l'ha presentata il Comune di Lamezia Terme con posta certificata la domanda con previa delibera di giunta? Alle ore 10.02 del 28 febbraio. Questa è una città che sta facendo tutto ciò che deve fare. Nadia parlava dell'aspetto burocratico, sì. Quello è l'aspetto secondo, dopo ci arriviamo all'aspetto burocratico, ci arriviamo dopo, assolutamente. Nadia prima parlava che non si poteva creare l'alibi di dire non possiamo far nulla. Noi stiamo programmando opere pubbliche anche importanti grazie all'area urbana dove avremo circa 18 milioni di euro di finanziamento e noi stiamo programmando opere importanti. Noi stiamo portando avanti opere tipo il palazzetto dello sport. Sa che noi come comune ancora non abbiamo avuto i soldi della regione e abbiamo anticipato comunque di tasca nostra 1.400.000 proprio per far sì che quel palazzetto possa andare velocemente senza averle avute ancora dalla regione Calabria, perché siamo comunque un'amministrazione che è molto attenta e rigorosa contro gli sperperi, ma è un'amministrazione che quando deve mettere la benzina per fare l'accelerata lo sta facendo, tant'è che mi pare che le opere pubbliche stanno andando avanti e stiamo cercando proprio di essere da stimolo al massimo in tutti gli aspetti che potranno dare lavoro. Allora dice Nadia, ma come diamo le opportunità di lavoro? Con tante cose fatte insieme. Allora dico, quando finalmente noi abbiamo portato al traguardo l'iter del piano spiaggia, ma l'iter del piano spiaggia non è solo per dire la mezza è una città di mare, anche quelli sono posti di lavoro che noi riusciamo in quel modo con la valorizzazione di Lamezia quale città del mare e col piano spiaggia riusciamo a creare nuove possibili opportunità del lavoro. Quando grazie alla sinergia assoluta, quindi a prescindere anche da colori politici, tra il Comune di Lamezia Terme e Lamezia Europa, dove è forte la presenza della Regione Calabria, che è di area politica diversa rispetto a quella del sindaco, siamo riusciti, da che io ho ereditato una Lamezia Europa, chiamate l'amministratore delegato di Lamezia Europa per confermarlo, che non vendeva un lotto da tempo, non siamo riusciti a venderne più di 10, più di 12, e non sono posti di lavoro quelli, cioè sono
sono tutte le fondamenta per la creazione di posti di lavoro. E stiamo cercando di fare anche un'altra possibilità di crescita occupazionale che è spaventosa. Ma queste dico alcuni degli esempi, ma potrei dire questa amministrazione, io ieri ho convocato tutti gli uffici perché io ho detto noi dobbiamo dare un impulso fortissimo al PAU dell'API. Quella è un'altra scommessa che io devo vincere. Io non tollero che ci sia una deliberazione del Consiglio Comunale del 2007, quindi di 10 anni addietro, e che sostanzialmente prima... Ma funzionano bene questi uffici comunali, sindaco? Perlomeno allora, arriviamo agli uffici comunali. Io cioè, cerco nel di voler andare veloce comunque, perché ci sono dei messaggi sì, da leggere. Certo. Quindi, insomma... lo so, ma Nadia è bravissima come giornalista. Io la ammiro e l'apprezzo molto. Quindi quando è bravissima da tante, tante cose. Quindi la prima parte della domanda era sulla situazione economica. Sì, sarà disastrosa. Gli alibi in vita mia non ho mai cercato e non ne cercherò mai. Sono proprio l'esatto opposto del mio carattere. L'aspetto burocratico, siamo in difficoltà. È vero, è verissimo. Quando un comune abituato ad avere 12 dirigenti, anno di grazia 2012-2013, non 1974 o 1940, cioè ieri, era abituato ad avere 12 dirigenti e oggi ne ha 4, io sono la parte di indirizzo e di controllo, io non sono... Quindi tutta la colpa ricade sul fatto, io non sono sulla la gestione, mancanza di questi dirigenti. Ma oppure su una magari il primo grande male è sicuramente la mancanza dei dirigenti, ma lo dicono i numeri. In questo momento Cosenza e Catanzaro quanti dirigenti hanno? Io parlo di due città similari, rispondete. Ma indubbiamente è probabile che ne abbia di più. Ne hanno in questo momento rispettivamente 9 e 10. La Mezza Terme, che è una città identica, anzi con più problematiche, quante ne ha? 4. È ovvio, il dirigente cos'è? Oramai Bassanina ha distinto la parte politica, che è l'indirizzo e il controllo, e la parte gestionale, che è tutto altro aspetto, che è governato dai dirigenti. Ma i dirigenti, se sono 4, sono pochini, e il sindaco potrebbe in teoria supplire, ma non ne ha bisogno perché c'è assessori bravissimi, potrebbe supplire ad eventuali assenze degli assessori, ma non è il caso mio per fortuna, ma non può supplire a eventuali mancanze o assenze dirigenti, perché quella è gestionale, quindi è fuori dal mio ambito di potere. Io posso dare l'indirizzo e posso controllare operando un'azione che è quella della rotazione dei dirigenti, qualora non dovessi essere soddisfatto di come l'indirizzo viene ad essere poi posto in esecuzione nel momento in cui vado ad effettuare il controllo, ma questa a me manca. Quindi è una situazione di oggettiva, assoluta difficoltà dal punto di vista. Ma noi, nonostante tutto, stiamo cercando con delle misure di ovviare. Allora abbiamo ovviato in parte con le deleghe di funzione. Posso dire che nell'anno 2017 vi è stata un'accelerazione eccellente, faccio solo un esempio, nel rilascio dei cosiddetti condoni edilizi. Lo dicono i numeri, non lo dice Paolo Mascaro. Quindi pur in assenza di uomini stiamo trovando, con l'aiuto eccellente e fondamentale degli assessori, anche delle soluzioni affinché con le deleghe di funzioni in parte si sta ovviando all'assenza dei dirigenti. Ma poiché poi il buon lavoro paga, noi confidiamo che da qui a brevissimo abbiamo da parte della Commissione Stabilità presso il Ministero dell'Interno abbiamo la possibilità di avere altri due dirigenti, quindi non Cosenza, assolutamente. Mascaro è uno che ama scalare le montagne, quindi non vuole la vita comoda, quindi non vuole i 12 dirigenti di un tempo, non vuole i 9 di Catanzaro, non vuole i 10 di Cosenza, ne vuole altri due per arrivare a 6, quindi molto di meno rispetto agli altri. Quello servirà per far sì che vi sia una migliore organizzazione di quelli che sono gli uffici, che oggettivamente ancora da un punto di vista burocratico incontrano difficoltà. Okay. Però posso dire, sì. E così tranquillizzo pure Nadia, posso dire, ciò nonostante, faccio un esempio, abbiamo organizzato gli uffici in maniera tale che la Mezza Terme, da avere al momento del mio arrivo 1,5 milioni di euro di pignoramenti presso terzi, oggi c'ha 101.000 euro di pignoramenti presso terzi, e tra un po' li azzeriamo tutti. La Mezza, che aveva debiti fuori bilancio che venivano pagati dopo 2 anni, porterà nel Consiglio Comunale della prossima settimana anche il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dei mesi relativi a dicembre,
gennaio e le prime 4 sentenze di febbraio, cioè nonostante questo riuscirà nei 120 giorni di legge a dare risposte alla gente. Questi sono i fatti concreti, poi per il resto parlatemi e io su ogni aspetto vi dico di ogni ufficio, perché il mio compito, e lo sto facendo con più frequenza nell'ultimo periodo, è di andare ufficio per ufficio, quindi sto andando anche, faccio un esempio, dove c'è l'ufficio dei messi notificatori, perché volevo vedere di persona se l'attività che noi prestavamo per altri comuni poi facevamo in modo che incassavamo le somme che gli altri comuni ci devono dare. Ho visto personalmente che non lo facciamo in maniera efficiente, ho dato delle disposizioni, quindi su questo può stare tranquilla. Da quando ci sono io sono state tagliate tante di quelle utenze che erano inutili, superflue o non addebitabili al comune, che sono quei risvolti che hanno dato oggi la possibilità di poter destinare 1.240.000 euro alle strade. Quindi da questo punto di vista stare tranquillo. Andiamo a leggere i messaggi perché sono diversi, sono tanti. Buonasera Sindaco, ho saputo che il Comune farà vari concorsi, tra cui quello per i vigili urbani. Entro quando verrà fatto? Grazie Peppe da San Biase. Ci sarà realmente questo concorso? Il discorso qual è? Da quando c'è stato l'avvento della mia amministrazione, noi col problema del predissesto non abbiamo avuto la possibilità neanche di usufruire di quei resti assunzionali che la legislazione statale consente, che oggi sono limitati al 25%, ma noi non abbiamo potuto avere neanche quel 25%. Oggi abbiamo ripresentato la richiesta alla commissione di stabilità, quindi col fabbisogno del triennale personale 2017-2019, e crediamo che nell'ultima settimana di marzo la commissione di stabilità possa autorizzare il comune. Tra il disegno del fabbisogno triennale del personale con riferimento all'anno 2017 ci sono tante figure. Anzitutto indirizzo dell'amministrazione è stato quello di far sì che nel Comune di Mezza Terme abbiamo, sui pochi dipendenti che abbiamo rispetto alla portata del Comune, abbiamo tanti dipendenti che ancora sono a 20 ore, a 30 ore. Quindi noi cosa stiamo facendo? Non su base volontaria, abbiamo fatto la richiesta di poter aumentare quello che è il numero di ore di dipendenti, perché riteniamo che il dipendente debba essere a tempo pieno, è fondamentale. Ce ne sono tanti, soprattutto giovani, che hanno ancora 20 ore lavorative settimanali e sono poche, possono darci un grande contributo aumentando. E poi vi sono altre assunzioni, per alcune delle quali, ove vi sono ancora le graduatorie degli idonei non vincitori, che sapete la legge di stabilità 2016-2017 ha prorogato al 31 dicembre 2017, ove vi sono le graduatorie, come è giusto che sia, noi andiamo a scorrere le graduatorie. Ove invece non vi sono graduatorie, chiaramente ci saranno poi le possibilità dei concorsi. Tra le altre cose abbiamo aumentato le risorse, parlando di vigili urbani, destinati dai fondi dell'articolo 208 codice della strada, sarebbe quello delle sanzioni. Abbiamo destinato il 75% a quelle che sono le finalità dell'articolo 208 e in particolare abbiamo aumentato quelle che sono destinate ai vigili urbani a tempo determinato. Quindi su questo, se la commissione stabilità tra 20 giorni andrà ad ammetterci, quindi ad accogliere la nostra richiesta, avremo anche dei vigili urbani a tempo determinato. Lo dico già da adesso ai tanti cittadini che mi chiedono una maggiore presenza della Polizia Municipale sul territorio, in maniera netta e chiara: tutti gli agenti di Polizia Municipale che saranno assunti ex articolo 208 a tempo determinato saranno utilizzati solamente ed unicamente quale presidio del controllo della legalità nel territorio. Quindi nessuno starà negli uffici, ma saranno ulteriori pattuglie che saranno in giro per la città. Signor Sindaco, ancora nella zona di via Salvatore Federaro siamo senza acqua, per meglio dire con pochissima acqua, soprattutto di sera. Caterina. Sì, non so ancora il problema dell'acqua. Se è l'occasione per parlare in maniera più compiuta, perché lo diceva anche sì, Nadia, perché più di un messaggio è arrivato su questo, sì, questo problema. Se vogliamo parlare dell'acqua, io ho cercato anche di chiarirlo in settimana. Il problema dell'acqua, abbiamo avuto un problema molto molto serio con conseguenze inaccettabili nell'anno 2017, l'abbiamo avuto dal 7 febbraio al 28 febbraio, cioè lì che cosa era successo? La situazione è concettualmente molto semplice.
semplice. Sorical è la società che in Calabria, società a prevalenza partecipazione pubblica, attenzione, prevalenza partecipazione pubblica, Regione Calabria 53,5% di capitale sociale. Sorical è oggi in una fase commissariale nella quale ha una necessità assoluta di riscuotere i crediti che vanta chi più chi meno da tutti i 409 comuni calabresi, perché il malvezzo del ritenere che alcune cose non si pagano è stato molto contagioso e ha contagiato tutti, quindi non è colpa di chi mi ha preceduto, di altri, no, è un malvezzo tipico un po' probabilmente nelle modalità amministrative. Quindi Sorical oggi ha la necessità comunque di incassare somme perché ha una gestione commissariale che è una gestione commissariale molto rigorosa. E quindi sta stringendo nei confronti dei suoi debitori. Tra questi debitori vi è la Lamezia Multiservizi, che per il comune di Lamezia Terme gestisce il servizio idrico. Allora, cosa ha fatto? Nel momento in cui chiaramente la Lamezia Multiservizi, che a sua volta accredita oltre 10 milioni di euro da parte dei cittadini di Lamezia, perché si è ritenuto, cioè la cosa un po' sconvolgente è che vi sono crediti riferiti all'anno 2004 che non sono prescritti, lo dico a tanti che scrivono tante cose senza sapere, perché poi è bello scrivere senza sapere, quindi chi scrive, quelli del 2004 non si possono chiedere che sono prescritti, guarda che c'è le lettere interruttive, quindi non è vero che non si possono chiedere, si possono chiedere come, però ci sono crediti dal 2004 al 2016 per circa 10 milioni di euro. Allora la Mezza Multiservizi, non avendo incassato queste somme, si trova in difficoltà nell'andare a pagare regolarmente la Sorical. La Sorical a sua volta sta cercando di stringere e quindi si è verificato che la Mezza, così come tanti altri comuni della Calabria, hanno avuto una riduzione della portata idrica nella misura del 30% della fornitura quotidiana. Però non è poco, è tanto, il 30% è tanto. E questo cosa ha comportato? Questo ha comportato che nella parte serale le riserve andavano a diminuire, la pressione non consentiva in tante zone della città dalle 20 di sera di poter avere l'acqua. È stato fatto un grande sforzo un po' di natura economica e quindi si sono reperite delle risorse per far sì che dal 28 febbraio la Sorical riattivasse la piena fornitura, quindi oggi abbiamo di nuovo la fornitura al 100%. Certamente si è fatta anche una rateizzazione e vi sono degli impegni da onorare a fine marzo, a fine aprile, a fine maggio, a parte la Lamezia Multiservizi. Chiaramente però la Lamezia Multiservizi sta ponendo in essere, con l'ausilio anche della Polizia Municipale del Comune di Lamezia Terme, un'attività nei confronti dei morosi. Allora, lo ripeto per la centesima volta, la Lamezia Multiservizi non vuole mettere in difficoltà nessuno, vuole semplicemente che si paghino le posizioni debitorie, quindi vi è una disponibilità assoluta ad ipotesi di rateizzazione, però l'acqua deve essere pagata. Chi proprio non ascolta neanche la mano tesa di una rateizzazione comoda ha avuto o avrà nei prossimi giorni il distacco della fornitura. Questa è una scelta obbligata non solo da responsabilità contabili in capo agli amministratori, ma perché è un dovere verso i cittadini che pagano regolarmente il servizio idrico e che a causa del comportamento posto in essere dalla Sorical rischiano di non avere invece il servizio. Ma per come secondo me l'acqua non si dovrebbe pagare perché è un bene pubblico. Ma attenzione, è un bene pubblico. Sì, però attenzione, che troviamo in natura, quindi sì, non però anche pagare. Su questo non è colpa del sindaco, sì, però mi permetto di dire, figurati, io pure la vorrei grazie perché sono uno che la paga, no, però mi permetto di dire che un conto è l'acqua inteso quale bene pubblico, alias se io vado nella nostra famosissima Piducciosa, io mi posso portare tutti i secchi che voglio e nessuno mi potrà mai fare pagare quell'acqua. Se però accanto all'acqua bene pubblico che si trova in natura tu hai un servizio di incanalare l'acqua, portarla a casa, allora non viene fatto pagare solamente il servizio. Lì il discorso solamente il servizio, sindaco.
Sostanzialmente quella è un po'. C'è anche una sostanzialmente dovuta quella proprio ai consumi idrici. Quella sì, si paga sul consumo, ecco. Ma sostanzialmente quello è il corrispettivo del servizio che viene essere prestato, sostanzialmente è quello. Quindi benissimo che ci sia qualsivoglia riforma, io sono d'accordissimo, però chiariamo che la Sorical è soggetto a prevalente partecipazione pubblica, chiariamo che l'acqua è un bene pubblico, ma l'acqua bene pubblico si trova nelle fontanelle che sono sparse o nelle sorgenti che sono in tanti angoli. Averla al sesto piano della propria abitazione probabilmente c'è un quid pluris che può comportare anche il pagamento. Attenzione che quando arriva la fattura quadrimestrale della multiservizi non è che è solo l'idrico, lì c'è anche la depurazione che è un concetto totalmente diverso, quindi quando uno pensa io pago 40 euro di acqua, no, tu stai pagando una quota che è acqua e una quota che è depurazione, quindi chiariamo anche questo aspetto, altrimenti uno pensa mamma mia quanto costa l'acqua, lì invece è contestualmente fattura di servizio idrico e di servizio di depurazione. E leggo questo messaggio che hai scritto veramente. Comunque, un pochettino sull'acqua sì. Stiamo aspettando che entri in vigore pienamente da parte della Regione Calabria l'autorità idrica comune, perché adesso un po' cambierà totalmente sì. Quello che è il sistema dell'acqua, dove vi saranno tariffe uniche regionali, dove sarà un unico, sostanzialmente un unico gestore di tutto quello che sono le acque relative alla Regione Calabria, quindi qualcosa andrà a cambiare. Signor Sindaco, con quale criterio è stata affidata la manutenzione del verde pubblico di Ginepri a Lamezia Verde e alla Malgrado Tutto, ho scritto un po' male questo messaggio, Antonio da Lamezia Terme, Santo Femmia. Sì, queste sono, è stato fatto, quando è stato un anno e mezzo fa, è stato fatto un avviso per l'iscrizione nell'albo delle associazioni di promozione sociale, cioè queste sono, è un albo che è istituito presso il Comune di Lamezia Terme, dove mi pare si sono iscritte 10 associazioni di promozione sociale, ove coloro che volevano prestare questi servizi, lo dice a parole, di promozione sociale, cioè dove sostanzialmente non c'è utile, in favore del Comune di Lamezia Terme, potevano iscriversi in quest'albo e avere la possibilità di effettuare dei lavori per conto del Comune. Se voi considerate, e l'hai detto bene con precisione tu prima, i 78.000 metri quadri della pineta di Ginepri sì. E i 2.000 metri quadri dell'area verde del lungomare, sempre di Ginepri, quindi parliamo di 80.000 metri quadri di terreno, la manutenzione e la gestione dell'intero anno, quindi 365 o 366 giorni, sono 10.000 euro, cioè è chiaro che sono associazioni di promozione sociale ove non vi è il cosiddetto utile di impresa, anzi qual è il discorso? Sono state interpellate quelle che sono tutte le associazioni iscritte all'albo, ma chiaramente essendo sicuramente una somma che non può dare nulla di utile, alcune hanno preferito comunque non accettare, le due che sostanzialmente hanno accettato sono la Lamezia Verde e Malgrado Tutto e sono le due che svolgeranno questo servizio, lo diciamo come sostanzialmente come atto di amore verso la città. Signor Sindaco, questo messaggio non si legge bene, allora vado avanti. Signor Sindaco, Via delle Rose ancora è nelle condizioni di 15 anni fa, scritto solamente così. Via delle Rose, signori, per quanto riguarda ovviamente la manutenzione, sì, ma attenzione, della manutenzione, sì, sicuramente per dire la parte che riguarda il comune, perché l'altra parte è di competenza sì, provinciale. Attenzione che lì però dimentichiamo che rispetto a 15 anni fa c'è una grande novità, che dopo 15 anni il tratto congiungente Via Pertini Via delle Rose è stato finalmente consegnato ai lavori in questo anno e mezzo di mia amministrazione e stanno per essere ultimati i lavori di questa famosa strada congiungente Via Pertini con Via delle Rose, quindi sarà ancora una parte di Via delle Rose in situazione che deve essere sicuramente migliorata, ma stiamo finalmente ultimando un'opera che oramai si era persa nella notte dei tempi in Lamezia Terme, perché era una vita che si doveva fare Via Pertini Via delle Rose, e Via Pertini Via delle Rose non si era fatta, così come da qui a brevissimo noi la consegna dei lavori già l'abbiamo fatta, è il periodo non dei migliori dal punto di vista atmosferico, così come finalmente sta per finire un'altra delle tante
telenovele di questa città, che era il secondo lotto della Santo Femi a Mare. Noi abbiamo fatto il bando di gara, è stato il vincitore, abbiamo già consegnato i lavori, ora è onere di chi ha avuto l'aggiudicazione della gara e già la consegna dei lavori, da qui a brevissimo, non appena le condizioni climatiche consentiranno un intervento a pieno regime, di far sì che anche un'altra delle criticità che si trascinava da anni e anni si sta portando avanti. Quindi tutto si muove e tutto sta facendo passi avanti. Signor Sindaco, a quando la gestione dei parchi pubblici ancora sono fermi? No, allora, per questo, sì, per quanto riguarda, è corretta la domanda, perché giustamente distingue tra gestione e manutenzione, perché per quanto riguarda la manutenzione è attualmente in essere, tant'è che sono manutenuti dal punto di vista dell'erbetta, e c'è un contratto di manutenzione che scade il 27 marzo dopo una gara che era stata fatta per l'affidamento per 4 mesi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. Oggi, se si va sull'albo pretorio lo si trova, è stata pubblicata la determina con la quale si è fatto il successivo passo affinché coloro che erano stati i soggetti che avevano aderito alla manifestazione di interesse che era stata presentata nei mesi scorsi per essere poi invitati a quella che è la gara, è stata pubblicata la determina, quindi noi contiamo di poter far sì che cessi finalmente la mera sola manutenzione. Questo è un bando per 5 anni manutenzione e gestione dei 3 parchi, quindi sia l'impastato, sia il 25 aprile, sia il Mastroianni, per cui con i tempi tecnici, che sono i tempi tecnici adesso dell'espletamento di questa procedura negoziata tra i soggetti che avevano chiesto di essere invitati alla procedura negoziata, da qui a breve oramai ci siamo, e quindi per quella che sarà la stagione, diciamo da maggio, i parchi avranno per 5 anni definitivamente questa gestione, quindi anche su questo per fortuna ci siamo. Allora, stiamo vedendo proprio insomma le immagini riguardanti il parco impastato. Allora, per quanto riguarda, Sindaco, altri argomenti che si sono svolti, insomma sono stati sviluppati in questi giorni, vorrei parlare della gestione degli immobili per quanto riguarda la manutenzione. Quanti i soldi destinati appunto per quanto riguarda la manutenzione degli immobili, sì, questo... e quali immobili soprattutto riguardano? Allora, per quanto riguarda gli immobili comunali, sostanzialmente in questa settimana ci sono 2 novità. Uno, da un lato, quello che è stato il bando per la manutenzione degli immobili comunali, che quindi sarebbe sostanzialmente l'intervenire in quelle condizioni, purtroppo, in cui gli immobili comunali necessitano di interventi, che possono essere interventi così di banale manutenzione proprio ordinaria o anche di rifacimento di parte degli stessi, e quindi è stata fatta la gara, sempre per i soldi, 350.000 euro circa, ed è l'aspetto che riguarda la manutenzione. Ma noi sugli immobili adesso finalmente è stato approvato ed è stato pubblicato stamattina, anche oggi è stata una giornata molto intensa, è stato pubblicato il nuovo regolamento per la concessione degli immobili comunali, e questo è importantissimo, perché quelli che sono gli immobili comunali, noi intendiamo, questo l'ho detto dal primo giorno del mio insediamento, non fare un'assegnazione cosiddetta ad personam, non in senso dispregiativo assolutamente, ma in senso che il proprietario della porta accanto sapeva da un giornale che un immobile era stato assegnato a Tizio e poteva dire: mamma mia, se lo sapevo lo facevo pure io la richiesta. Allora noi abbiamo cambiato radicalmente il modo di operare, abbiamo approvato un regolamento per la concessione degli immobili comunali che prevede l'individuazione di questi immobili e l'indicazione da parte della giunta di quelli che sono gli indirizzi della destinazione, in maniera da fare un bando. E quindi si dirà: la mezza c'è, questo magazzino qui, c'è questo appartamento qui, c'è questo appartamento qui, noi vorremmo che venissero incentivate azioni di promozione sociale, azioni di recupero dalle devianze, azioni di recupero dalla dispersione scolastica, attività di istruzione, altre cose, e quindi si farà un bando dove potranno partecipare tutti, e il progetto che viene ritenuto più meritevole sarà assegnatario di questi immobili. Quindi è una cosa importante, ci tengo a dire, perché come ha fatto la Caritas vedendosi perfetto assegnato, lì però era un bene confiscato. Quello era un perfetto, infatti volevo dire, perché ci tenevo, il 28 febbraio scadevano i termini, perché lì c'era stato, in via Salvatore Raffaele vi era stato un immobile confiscato alla criminalità, è un immobile che riguarda sia un edificio anche se non ultimato, sia quasi 4.000 metri quadri di terreno che ci sono attorno. Noi che abbiamo fatto? Come avevamo fatto già per altro bene confiscato che era stato assegnato all'associazione Agrimed,
Abbiamo fatto un bando, a questo bando ha partecipato la Caritas, perché lì si tratta anche di fare un investimento un po' economico, perché c'è lo stabile è da ultimare e migliorare. Necessita di... Sì, necessita. Quindi ha partecipato la Caritas, il 28 febbraio era il termine di scadenza per le domande di partecipazione, con grandissimo orgoglio. Il giorno dopo abbiamo già fatto, quindi... Vero che c'è burocrazia al comune, ma un comune che c'è un bando regionale e presenta la domanda sportella alle 10.02 del primo giorno, quando si dovevano presentare dalle ore 10, attenzione che è vero che ci sono tante cose da eliminare, ma è un comune che sta facendo da questo punto di vista dei passi avanti spaventosi. Piccola parentesi nella parentesi, guardate che noi quest'anno... E ricordiamoci quando era stato l'ultima volta, entro il 31 marzo approviamo il bilancio previsionale. Vedremo quanti comuni della nostra regione, poi ci rivediamo ad aprile, i primi d'aprile, e vedremo quanti comuni della regione avranno approvato il bilancio previsionale. Io dico semplicemente che quando sono stato eletto io, mi sono iniziato il 16 giugno 2015 e per approvare il previsionale, poi l'abbiamo approvato, non mi ricordo se a settembre o ad ottobre, questo solo per dare un'idea di come comunque, pur con le difficoltà umane e numeriche, pur con le difficoltà di ogni genere, il comune ha cambiato passo. Allora, torniamo ai beni immobili, quindi abbiamo assegnato con grande orgoglio il giorno dopo che vi è stata la scadenza dei termini di partecipazione, c'è stata una sola che aveva partecipato, abbiamo immediatamente fatto la determina per l'assegnazione, così come lo dico con orgoglio perché sono delle piccole novità, abbiamo firmato anche le prime convenzioni di assegnazione delle aree verdi per le sponsorizzazioni, quindi è stata, le prime sono state già assegnate e non è stato pubblicato, non abbiamo fatto in tempo oggi, domani credo che verrà pubblicato il nuovo bando. Quindi c'è stata adesione da parte della... Ma l'importante è iniziare. Io sono convinto su questo, lo sto dicendo agli uffici, all'assessore Gullo che veramente si sta spendendo in ogni modo per questo progetto, io ho detto l'importante è che si comincia a partire, se si comincia a partire che c'è quell'angolo verde dove vi è una sponsorizzazione e c'è quell'altra rotatoria dove vi è la sponsorizzazione, verranno tantissimi a voler sponsorizzare le aree verdi della città e sono certo che sarà così. Pertanto, tornando agli immobili comunali, sì, vi saranno questi importi per le manutenzioni, a breve partiranno anche i lavori per quanto riguarda il finanziamento della scuola di località Barbuto e noi a breve alle tante associazioni meritevoli daremo sicuramente degli immobili ove svolgere quell'attività di grande supporto alla nostra amministrazione, così come lo stanno dando da tempo. Bene, purtroppo Sindaco dobbiamo lasciare degli argomenti in sospeso perché siamo arrivati proprio alla fine della nostra trasmissione, argomenti che cercheremo ovviamente di affrontare nella prossima diretta. Per ora, ancora una volta Sindaco, grazie per aver aderito al nostro invito, quindi alla partecipazione anche di questa trasmissione dell'8 marzo. La prossima volta parliamo, che lo stavo cominciando a accennare, il piano API, è una cosa alla quale tengo tantissimo, perfetto. La prossima volta ne voglio parlare. Quindi lo segno, ripartiamo perché sarà dal piano API. Un'altra delle grandi rivoluzioni del territorio e quindi dobbiamo assolutamente incentivarlo, supportarlo, ma è lungo il discorso, quindi lo spieghiamo meglio la prossima volta. Ok, perfetto, quindi ci rivedremo non il prossimo mercoledì perché saremo in replica, il mercoledì successivo ovviamente come sempre in diretta regionale sul canale 112 del Digitale Terrestre, quindi su STV. Da Massimo Mercuri, grazie ancora per averci seguito e grazie ancora al Sindaco Paolo Mascaro. Restate in compagnia, ovviamente, con i programmi di STV.
Quando una tradizione ha la forza di andare avanti per secoli, non può essere cancellata. La salsa da nonna, il gusto tradizionale del pomodoro calabrese.